Daniela Bussolino è un'artista molto importante. Nell'ultimo anno ha mandato quadri in esposizione in mezza Europa, a New York, ha esposto appunto fisicamente nella sala Protomoteca del Campidoglio, è stata selezionata appunto per il Giappone, torna nella sua terra natia, nel comune di Castello di Annone. Ringrazio tutti per essere intervenuti in questa giornata per me speciale. È un'artista che a me piace molto perché è un'artista genuina che racconta se stessa, un'artista vera. L'artista è sembrata emozionatissima ed è una cosa straordinaria. L'ambiente delle arti tende man mano a esprimersi tanto su tela o su opere o su prodotti, ma riducendo l'aspetto emotivo dell'artista stesso, soprattutto nella rappresentazione. Quindi credo sia stato un grande dono da parte dell'artista verso il pubblico. Daniela è divertente, la definirei anche intellettuale, perché per stare in questo mondo non basta la conoscenza dei colori o comunque saper dipingere, ci vuole anche, diciamo, un certo intelletto nel settore. E poi la definirei sognatrice, perché nei suoi quadri si vedono delle rappresentazioni che vanno dal normale a tante cose che fanno parte di un sogno e quindi credo faccia parte della sua personalità. In prevalenza ci sono opere che richiamano alla danza e opere che richiamano al mondo femminile, che sono i suoi due temi principali. Adesso voi vedete che sul palco ci sono 9 opere in particolare, perché saranno associati a delle poesie e verranno accompagnate tutte da musiche scritte appositamente per ciascun quadro da un artista che dovrebbe essere piuttosto famoso qui in zona, che è Davide Calabrese. Desiderio di rendere possibile l'impossibile, cercare nel proibito il mistero della nostra essenza, scoprire nel linguaggio corporale l'armonia tra passione ed eleganza. Sono qui perché una mia cara amica, l'artista Daniela Bussolino, mi ha mandato una serie di quadri e mi ha chiesto di interpretare poeticamente i suoi colori. Sono scesa nell'animo di Daniela, nell'animo mio, e ho cercato di interpretare l'animo di tutto l'essere umano. Mi hai guidata ed assecondata in un gioco cortese di seduzione nella ricerca di quel misterioso confondersi e succedersi di colori che ci han fatto muovere e scoprire la nostra bionivoca unicità. A me è piaciuta moltissimo questa presentazione, come è stata organizzata. Mi è piaciuto tanto l'abbinamento tra i quadri e le poesie. Ritengo che sia un bel modo di promuovere l'arte. Ho ingoiato il tramonto, contemplato la spiritualità che induce alla quiete e alla profonda armonia della vita. Mi ha colpito il connubio di questi bellissimi quadri con la poesia, perché sicuramente hanno dato la possibilità a tutti i presenti, che erano molto numerosi in sala, di apprezzare e di capire quello che l'arte di Daniela esprime. Noi siamo veramente molto orgogliosi di ospitare la prima mostra personale qui a Castello d'Annone di Daniela, perché Daniela è un'annonese, una donna, un'artista che si è affermata in luoghi molto più lontani e quindi è approdata a Castello d'Annone, la sua città natale, da artista. Spesso per trovare delle cose belle non bisogna guardare troppo lontano, ma guardare vicino.
E quindi questo è proprio l'emblema di questa giornata. Manifesto l'orgoglio con cui noi ospitiamo Daniela. Ci conosciamo da quando siamo ragazzine, abbiamo condiviso momenti di giovinezza, di adolescenza, e ritrovarla qua dopo anni in questo percorso è veramente emozionante, perché si è affermata a livello nazionale, a livello internazionale, poi approdata come artista a Castello Dannone, quindi per noi è, diciamo, un motivo di vanto, di orgoglio, e poi a maggior ragione è una donna. E ringrazio tutti per essere intervenuti in questa giornata per me speciale. Volevo donare il quadro al comune di Castello Dannone. Chiamo la sindaca se per piacere veniva sul palco. Questo è il quadro che rappresenta un po' il nostro paese, la nostra infanzia, un po' di tutte le generazioni, e rappresenta il monumento che c'è qua nella piazza, con le persone che si saliva a giocare, alla fine si saliva tutti, salivi lì a giocare, salivi scendi. È veramente il simbolo del nostro paese, nel senso che è il monumento ai caduti, che è al centro della piazza dove si svolge tutta l'attività sociale del paese, e tutti noi bambini ci abbiamo giocato, e per noi è veramente un simbolo, e quindi il fatto che lei metta al centro delle sue opere un significato del suo paese natale è qualcosa che veramente ci inorgoglisce, ci rende molto fieri di lei e del suo percorso. È stata un'emozione grandissima essere qua davanti a un pubblico che veramente ho visto che credeva nella mia arte, che ho visto che proprio si è appassionato vedendo le mie opere. Mi ha fatto proprio un immenso piacere, un sogno che si è realizzato, avere così tanta gente che, insomma, ha apprezzato i miei lavori. Dunque non riesco neanche a descrivere l'emozione che provo in questo momento, è davvero tanta. Viva l'arte e viva la cultura e tutto quello che la circonda.